Ragazzi, sono Moccio ed oggi sono a Hershey, Pennsylvania, città che ha visto nascere e crescere il mito del cioccolato americano. Proprio lei, la Hershey, che prende il nome appunto dalla città in cui nasce, la fabbrica che ha creato alcune degli snack più buoni a livello di dolce, a livello di cioccolato che ci siano nel mondo, tra i quali appunto i Reese's. Oggi vi porto alla scoperta dell'Hershey Chocolate World, ovvero la visita alla fabbrica di cioccolato, come un po' alla Willy Wonka. Questa cosa potevo forse essere da solo? Voi mi direte sì, potevi essere da solo. E invece con me c'è la numero uno degli snack americani, Jessica di Affamati USA. Yeah! Beh, è scappata. C'era bisogno di un'esperta che mi guidasse alla scoperta della fabbrica della Hershey. Oggi siamo affamati. Per cui oggi siamo affamati in USA. Yuhu! Prima però siamo da Dunkin' Donuts per fare colazione. Tra l'altro, raga, guardate che figata. C'è il camion della Mountain Dew che sta facendo una consegna, bellissimo. Ma questa ce le porti a Milano poi? Ah, un camion? Ah. Prima di andare a fare colazione, volevo darvi due info sulla città di Hershey, che in realtà ho scoperto che non ha dato il nome alla fabbrica, ma il suo nome deriva da Milton Hershey, il fondatore della fabbrica di cioccolato e del brand Hershey, che proprio qui nel 1905 ha fondato la fabbrica che poi ha dato il nome all'intero paese. Vero, cioè, boss. È come se in Italia ci fosse Affamati Town. Oh sì, ti prego. Che sogno, che sogno. Diciamo che Dunkin' si aggiudica anche il premio come miglior fazzoletto della vita. Life happens, Dunkin' helps. Ci siamo presi delle bellissime ciambelline. Ah, è un americano, assaggiamo. La apple fritter. Non è nient'altro che una sorta di frittella con pezzi di mela. Impasto, pezzi di mela, cannella ovviamente, marmellata. Questo sapore iconico di America. Ma poi piena di marmellata alla mela. Un botto di cannella, fa molto Natale. Buonissima. Io poi mi sono preso la toasted coconut. È una ciambella normale con cocco tostato. L'impasto mi sa più di donut cake che di ciambella lievitata. Guarda com'è, eh? Tipo torta, diciamo. Boston cream, il classicone. Fuori cioccolato e dentro crema. Questa è proprio una di quelle assaggiare che si vedono nei film che mangiano i poliziotti. Non sono un amante del cioccolato, ma il Boston cream è. Sto realizzando il sogno di tutti loro, essendo qua a mangiare ciambelle in America con te. Dimmi quanto fa la differenza nel tuo lavoro fare questo tipo di cose. È fondamentale per capire tutto quello che c'è dietro. Bisogna andare a scoprire, ragazzi, da dove vengo. La storia, perché so sempre tutte le novità prima di tutti gli altri. Che è un po' poi quello che faccio anch'io qui sul canale. Raccontare l'aneddoto che sta dietro magari a un prodotto, a qualcosa. Cioè, se hai qualcosa da dire in più, quello fa la differenza. Esatto. Perché puoi raccontare alle persone veramente quello che stai proponendo, vendendo, comunque quello che ti appassiona. Ma puoi dire che se... Cioè, sono stata al mondo del cioè la fabbrica di cioccolato è il sogno di me della vita. È un po' come la fabbrica di Willy Wonka, però esiste davvero. Secondo me molti di voi hanno già assaggiato un cioccolatino Hershey's, una barretta, senza saperlo, perché Hershey's è la madre della maggior parte di brand di barrette di cioccolato in America. Produce Reese's, Cadbury, Kit Kat, Payday, Almond Joy, veramente un'infinità di brand. E non solo cioccolato. Poi c'è tutta la sezione delle caramelle, quindi Twizzler, Jolly Rancher. E anche patatine, perché è stato da poco lanciato un brand di popcorn, quelli con il pirata. Veramente è un impero. Tu sei già seduta? Ma è una panchina Kit Kat! No, vabbè, non ci credo. Stupenda! Mamma mia! Allora, si parte dall'Hershey's Unwrapped, abbaglia i tuoi sensi mentre apprendi l'arte di assaggiare il cioccolato in questo show interattivo teatrale. Italy! Yeah! Welcome! Thank you! Because we love NFL, we love USA. You love Chicago? Yeah, also, I love the deep dish pizza. No, ok, io già volevo fare... No, invece non si può aprire finché non c'è... Hai letto questo sito? Institute of Chocolate Tasteology. Direi che noi a livello di tasteology siamo messi bene, no? Noi siamo già i massimi esperti. Welcome to the Hershey's Chocolate Academy.
Ah, ci sono dei... Oh, che belle! Ok. La prima che assaggiate è quella classica. Oh. Ci si sposta nel laboratorio segreto adesso, no? C'è una sorpresina! Eccoci! C'è il certificato! Allora, prima attrazione finita, bellissima. Ti spiegano un po' la storia del cioccolato, ti fanno assaggiare, eccetera. Tutto con questo stile, esatto, molto da Disneyland, sì, vero? Kit di degustazione. Esatto, il certificato. A me fanno impazzire queste cose. Ora passiamo al cinema 4D. Stanno bene? Liberare la fabbrica, ragazzi, da non so chi, c'è un pericolo imminente, solo noi con questi occhiali possiamo essere i salvati. È arrivato Jolly Rancher, ragazzi. Dai, carino anche questo. Storiella carina. Just like I practiced it, but then God skip let me rap again. I'll always pass on some cool shit on any day that has some smooth shit. Ovviamente c'è uno store che rende tutto, tutti gli snack di tutte le dimensioni. Guarda questa Fifth Avenue quanto è grande! Questo è tutto gigante! Vabbè, ragazzi, ci sono le tavolette di cioccolato grandi così, ci sono le patatine, ci sono dei kit della Reese's mai visti. È indescrivibile, è pazzesco. Qua c'è intanto sta roba che puoi riempirti sta coppa, sta Reese's Cup come vuoi, che è da testare, secondo me. Questo mai visto è Kisses al gusto gelato, no? Le tavolette sì, le abbiamo viste, ma queste sono nuove. Ragazzi, la tavoletta Hershey's più grande del mondo. Allora, c'è anche il nuovo Kit Kat Blueberry Muffin appena uscito. Dopo lo prenderemo e faremo l'assaggio. Nell'ultimo episodio di Snacking News ne avevamo parlato, eh? Ah, quindi non hai preso niente? Nulla. Ora abbiamo mezz'oretta di pausa e andiamo a mangiare, perché l'Hershey Chocolate World offre un po' di chicche da farvi vedere. Lo slush è tipo quella bibita che si vede nei Simpson, che bevono sempre al Quickie. Pineapple, raspberry e strawberry. Cherry. Ah, buoni i gusti. È una granita praticamente. Però è bella densa. Esatto, sa di Jolly Rancher. Oh mio Dio. L'ananas è buonissimo. Si mischiano completamente i sapori e poi sai cosa? Sa proprio di caramelle. Esatto. Nel frattempo abbiamo preso una pizzetta pepperoni e adesso ce la mangiamo e poi di corsa, perché il trenino non ci aspetta. Il biglietto che ho comprato, $60 per fare tutto il giro, è compreso anche un meal deal. Quindi avete bibita, patatine, cookies e una pizza. Ho preso una pepperoni. Da vedere non male. Oh mamma mia. È una pizza sugiata, ma ha un po' della Big Americans, ma molto più buona. È sofficissima. Ed incredibilmente il pomodoro e la mozzarella, cioè, sono proprio buoni buoni. Per essere una pizza sugiata, ragazzi. Veramente tanta roba. Tu sei un amante della pizza peperoni, sì, tra l'altro. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso sia dal peperoni che dalla pizza in sé. Allora, forse ci voleva un po' più spesso, però l'hanno fatto bello croccante, mi piace un botto. Qualsiasi cosa la fanno bene. A Hershey proprio così, cioè. Siamo sul trenino. Non ho capito dove ci porta. Penso si faccia il giro tutta la fabbrica. È possibile che la fabbrica sia solo qui. Loro non hanno segreti. Dominic, come on board, please give them both a nice big round of applause. You are my sunshine, my only sunshine. In fact, that is peak nearly. Thanks for letting me interact. Now, downtown, to me, I want some more. Lights, chocolates. At least we'll have one more stop to make. And Hershey Mom. That's pretty neat, Charlie. And poi fanno fare praticamente un giro per tutta Hershey, visitando i luoghi, insomma, della vita, la casa, la scuola che hanno fondato, raccontando un po', insomma, quello che è stato anche l'impatto della fabbrica sul paese. Tutto qua si è sviluppato intorno alla fabbrica, che attualmente, tra l'altro, è una delle più sofisticate e moderne al mondo. Il giro super interessante, con canzoni, gag. Ci hanno fatto mangiare un sacco di cioccolato. Veramente bello, bello, bello. Sarà meglio andare subito a una delle attrazioni che aspettavamo di più, che è
Create Your Own Chocolate Bar. Avremo la possibilità di fare la nostra barretta personalizzata. Ah, come stai bene? So che hai già spiato su quello. Sì. Saranno settimane che ti prepari questo evento. Hai un monitor, un computer in cui tu scegli gli ingredienti che andranno a comporre la tua tavoletta. Ma dopo si mangia? Sì, dopo si mangia. Bisogna scansionare. Io metto H. Ah. Allora io faccio la dark. Mamma mia! Butterscotch chip, spettacolo. Pretzel chocolate. Oh. Sprinkles? Yes. Oh madonna, cosa c'è? Ma sai che sprinkles quasi quasi no? No, non li metto, dai. Ok. Oh mio Dio. Eccolo. Oh, pretzel messi. Una volta riempita la barretta viene ricoperta. Poi viene fatta tremare per distribuire il cioccolato su tutta la superficie. Che figata. Non sono davanti al cioccolato, ma... il packaging, custom design, background. Bella questa. Da, così la voglio, dai. Manca una cosa. Oh, belli. Ora non ci resta aspettare che venga stampata, incartata, consegnata alla nostra barretta. Sto coso è inguardabile. Comunque figata pazzesca il fatto che la disegni, te la stampano al momento, te la porti a casa. Guarda che robetta, eh? Vedi la tua? Così. Beh. Design l'abbiamo creato noi. Bellissimo. Dentro la barretta. Devo cercare di non distruggere tutto come al solito, ma. Vabbè, ma è gigante. Ma perché è altissima! Sento di tutto. Andiamo a mangiare qualcosa di serio adesso. Allora, raga, c'è? Make your own mac and cheese. Vi giuro che qui sotto c'è del mac and cheese. Adesso vi dico cosa ci abbiamo messo. Mi dici cos'è questa cosa? Mac and cheese, brisket, mais, salsa buffalo ranch, jalapeno, cipolle, salsa, non si sa che cosa. Ah sì, il chili abbiamo messo e il bacon. Scarsino, scarsino. Quanto brisket ha messo? Allora, voglio andare a pescare il mac and cheese. Sa di tutto. Meno che di mac and cheese. Sa di loaded nachos. Quando vedi i nachos con su. Allora, beffa impazzire, è una porcata mai vista. Forse faccio del mac and cheese, aspetta. Ah, eccolo. Sai che è meglio di quello di ieri sera? È un po' perso sotto tutto quello che ci abbiamo messo sopra. Ah, non ha più sapore. Volevo assaggiare un po' il brisket così. A poco del brisket, più un manzo stufato. Una porcata. So che non dovremmo, ma dobbiamo. Ragazzi, qui vi fanno creare la vostra coppetta Reese's personalizzata. È una torta praticamente. Ma secondo te questo? È lui. È quello che credo io? Sì. È bacon. Stiamo per fare una Reese's Cup al bacon. Ragazzi, guardate quella vasca di burro d'arachidi che viene preso, buttato qui con i condimenti. Ah sì, ci abbiamo messo patatine, bacon, Hershey Heads, che sono degli M&M's. Ah, i Reese's Puffs. Adesso mischia tutto. Toppiamo con marshmallow e sciroppo al caramello. Guarda, marshmallow potente tra l'altro, eh. Ma la cappa è di cioccolato? Ma non ci credo. Ah, ma io pensavo che era un contenitore. Oh my god. Però la assaggi tu. Perché tu sei la queen degli snack. Questa cosa è illegale. Voglio far vedere quanto è grande rispetto alla tua faccia. Quanto pesa? Oddio. Fammi vedere. Guarda lì. Perché adesso arriva il ripieno poi. Bisogna scavare un po'. Adesso si inizia a sentire il burro di arachidi. Oh mio Dio. Tocca a me, eh? Ah. Ma io non sono grande amante del cioccolato. Ma sembra di mangiare impasto con i biscotti. Perché il burro di arachidi dentro. Burro di arachidi, perché è crema, cremoso così. È mischiato con le patatine, ma non il bacon. Buona, è un sogno. Poi il cioccolato è leggermente fondente, non è dolce. Bella peppa qua. Ma la mangiamo tutta? Allora abbiamo mangiato, stuzzicato, qualcosina. Ma stiamo andando da Chocolatier, che è un po' il ristorante. Perché c'è una cosina che ho visto su Instagram, che voglio capire se riusciamo a prendere. Di lì invece c'è l'ingresso all'Hershey Park, che è una vera e propria Disneyland. Noi si va da Chocolatier, dedicato a Mr. Hershey, che è un po' il ristorante un po' più fighetto, con diciamo che prende anche ispirazione dal Luna Park. Infatti noi siamo qui per provare il piatto forte della casa, che è il Ferris Wheel Samper, che è una ruota panoramica con Taste of Fun for Everyone. Una ruota panoramica con dei piattini di entree con le chicken wings, crisp mozzarella, classic chicken tenders, buffalo chicken dip e soft pretzel dipper, servita su questa appunto ruota panoramica molto coreografica. Il menù è figo, un po' da sports bar con burgers, ovviamente sono i piatti con anche bistecche eccetera eccetera. Anche i milkshake la fanno da
padroni, ma noi, come detto prima, ci buttiamo sulla Ferris Wheel. Pazzesco, ragazzi, la ruota panoramica con i piattini con tutte le cosine. Cosa sono questi? Adesso lo scopriremo. Alette di pollo, i mini pretzel. Questi sono tipo dei fagottini con la mozzarella e la salsa marinara. Partiamo su del tipo di sofficini da cuciare nella salsa marinara. Mozzarella fritta. Vabbè, questa è la classica. Adorno. Mozzarellina fritta con salsa marinara, super mega classico. Per me è stupendo. Mi mangerei sul pretzel. Dovrebbe essere un bocconcino di pretzel con, sembra una sela per miele. Molto acetosa. Peccato che i prezzellini sono freddi, perché se fossero stati caldi un pochino più croccanti sarebbe stato meglio. Però la senape è molto buona. Molto acetosa, ma allo stesso tempo dolce. Buona. Questo non ho capito che cos'è. È formaggio? È un botto di formaggio piccantino, tra l'altro. Penso a questo punto che ci posso cucinare i nachos. Quasi quasi io ci cucinerei il pollo fritto. Sembra un'ottima idea. Pollo fritto e salsa al formaggio. Un po' asciuttino. Peccato perché la panatura è interessante. È un po' Raising Cane's, devo dire, bella croccantona. Col formaggio che è piccantino ci stava bene, ma è un po' asciuttino. Ho lasciato per ultime le alette di pollo, che se non erro dovrebbero avere del cacao nella glassa. Buone, però sono fredde, porca vacca. Peccato perché sono veramente buone. Cotte bene, non pensavo. Ma questa barbecue al cacao sta da paura con la lente. Grande chicca, questa la rubo. Avventura finita all'Hershey Chocolate World, purtroppo. Mi piace quando oltre all'apparenza c'è anche la sostanza. Devo dire che alcuni piatti che abbiamo assaggiato oggi erano veramente buoni, nonostante fossimo in un parco divertimenti. Lo dico sempre, no? Cioè non è che solito si è abituati che vai in un parco divertimenti e si mangia male. Invece qui sono molto contento che ci siano delle cose veramente buone. Non abbiamo assaggiato tante cose perché la scelta era pazzesca, c'erano anche tutti i milkshake eccetera eccetera. Posso dare una menzione d'onore alla coppetta Reese's gigante? Perché vi giuro ragazzi, il burro d'arachidi di dentro era pazzesco, cioè proprio buono buono buono. Anche la pizza mi ha entusiasmato, sì, mi dicevi prima, cioè giusta, una bella pizzetta a peperoni soddisfacente. Si conclude qui l'avventura all'Hershey Chocolate World e oggi, anzi adesso, si parte, perché se oggi abbiamo visitato il tuo paradiso, per i prossimi due giorni si va nel mio paradiso, si va in North e South Carolina alla ricerca dei migliori barbecue joint, di quello che forse è il mio stile barbecue preferito. Sì, che bello, sono contentissimo, anche se adesso ci aspettano 6 ore di macchina. Quindi ci mettiamo subito in moto, perché from the east coast to the west coast, mojo mojo gotta go. Raga, un'esperienza unica. Barbecue della North Carolina è sconcertante. Non saprei come definirlo. È un'esperienza che vi fa totalmente cambiare il modo di vedere il barbecue.